due gocce d'acqua e scoppiano le fogne. Gallico si allaga sempre perché purtroppo c'è l'abbandono di queste delle caditoie, della fognatura, non riescono a sistemarle una volta per tutte. Hanno detto tante volte veniamo, non sono mai venuti a sistemare questa Gallico Marina. Un posto incantevole e bellissimo, ma purtroppo c'è l'abbandono istituzionale di queste cose. Abbiamo chiamato più volte, non viene mai nessuno. Basta due gocce d'acqua e scoppiano anche le fogne. Gocce d'acqua, sì, e scoppiano le fogne. Eccola, bolle, guarda, bolle perché esce proprio fuori. E poi è fogna, non è acqua di piovana. Queste sono proprio le fogne che scoppiano. E la situazione è questa. Gallico Marina, purtroppo, sta peggiorando giorno dopo giorno. Non riescono a sistemarla. La voglia, qua a Gallico è così. Diciamo che in tutti i posti è così, però Gallico in particolare. Ma qua è una situazione incredibile perché ci sono le abitazioni, ci sono i ristoranti, poi comunque d'estate è una affollatissima spiaggia Gallico. Purtroppo alle prime piogge succede qua il pandemonio. Si sente un odore tremendo, si vede proprio la fuoriuscita di carta igienica, è una cosa incredibile. Non so quali possono essere le soluzioni perché questo è un problema comunque che perdura da anni. Le caditoie funzionano, non funzionano le fognature perché forse non ce la fanno più a gestire il fabbisogno, perché forse è aumentata pure la popolazione. E qua è un macello. Anche perché qua rischiamo. Anche perché a presa diretta abbiamo anche sì, anche perché qua ci sono un sacco di attività commerciali. E poi il cattivo odore dura per giorni, quindi è un danno incredibile.